E cioè, uno, ripeto, se noi fossimo agli amministratori di questa città, in primis istituiremo una commissione tecnica in modo da poter identificare in modo capillare tutti i siti, sia illegali che anche quelli legali, cioè quelli che probabilmente sui tetti delle persone ci sono, per cui comunque è un problema, il fatto che ci siano è chiaro che è un problema. In primis questo, cioè appunto la costituzione di questa commissione tecnica, in concerto con l'ufficio tecnico. Una volta identificato i vari siti, ripeto, illegali e legali, creare uno sportello apposito, cioè uno sportello unico che recepisce le istanze dei cittadini che vogliono smaltire, rimuovere e smaltire l'Eternit presente nelle loro abitazioni. A questo è chiaro che il singolo cittadino ha un problema, con il visto i tempi che corrono anche, ha un problema serio anche da un punto di vista, soprattutto da un punto di vista economico. Smaltire l'Eternit, l'amianto, non è come smaltire un, non lo so, la plastica. È chiaro che è un costo elevatissimo. È chiaro che se il singolo cittadino deve fare questo, probabilmente eviterà di farlo, ma per una questione economica proprio. Ma se è dove l'utilizzo, cioè l'importanza dello sportello unico. Ma se lo sportello unico acquisisce le istanze di tanti cittadini, e compresi lo smaltimento illegale che è stato fatto, e quindi l'amministrazione potrebbe chiedere, stipulare un contratto unico con una ditta specializzata, in modo in primis da abbattere il costo di smaltimento dell'amianto. A questo ci viene incontro anche, è un decreto che è uscito a gennaio del 2014, credo, è andato in vigore a gennaio del 2014, che si chiama provvedimento ecobonus. In realtà il provvedimento ecobonus è un provvedimento che va in direzione del risparmio energetico, ma è stato ampliato e ci sono rientrati anche la rimozione e lo smaltimento dell'Eternit, dei siti appunto dell'amianto, dove il singolo cittadino può avere una detrazione fiscale del 65%, che non è poco. Quindi io credo che sarebbe già un'ottima soluzione, ripeto, migliorabile assolutamente, con proposte, ripeto, che se la gente vorrà potrà indicarci, però qualcosa già a livello nazionale è stato fatto appunto con questo ecobonus. E poi onestamente, se vogliamo dirla tutta, visto che nella maggior parte dei casi è il settore edilizio, edile, che ha risentito maggiormente di questa crisi economica che purtroppo c'è, sarebbe anche un modo per incentivare sia le imprese e quindi di conseguenza anche l'assunzione, perché è un lavoro grosso da fare questo. Tanto è vero che anche la Regione Basilicata già l'anno scorso, nella passata legislatura, aveva approntato una proposta di legge, credo che adesso sia ferma perché le note vicende della Regione Basilicata della passata legislatura le sappiamo, sono decaduti, sono andati al voto anticipato e quant'altro. Però una proposta di legge fatta, questa a fondo perduto, con il 60%, cioè il singolo cittadino che ha un problema di rimozione e di smaltimento di un tetto, per esempio, può
a fondo perduto ottenere il 60% dalla regione Basilicata, ma non solo il singolo cittadino, anche le aziende che magari hanno un capannone vecchio fatto negli anni 80 e vogliono togliersi questo problema, perché è veramente un problema, possono appunto accedere a questo bonus. È una proposta, ripeto, questa è una proposta di legge della Regione Basilicata che ancora non è stata attuata, magari lo facessero perché sarebbe un ulteriore incentivo. Anche, dicevo, anche le imprese possono accedere a questi finanziamenti a fondo perduto. Io credo che se tutte queste azioni venissero messe in campo e ogni singolo cittadino, compresa con capofila l'amministrazione, come ha detto Antonio nel suo precedente intervento, non questa amministrazione, perché questi veramente non ascoltano, cioè, dire non ascoltano è veramente, cioè, è già qualcosa che va oltre. Non ti prendono neanche in considerazione, perché veramente non so da che cosa è dovuto, non lo so, non mi interessa, veramente non, ormai abbiamo bypassato questo sentimento, anche, passatemi il termine forte, di incazzatura nei confronti della mia amministrazione sorda. Non ci interessa più quello che fanno. Possono fare tutti gli scempi che vogliono, ma sanno perfettamente che questa è la loro ultima esperienza, lo sanno, perché andranno a casa la prossima volta, insieme ai cittadini che hanno a cuore questa città, questo paese, per far sì, nel caso specifico di stasera, di avere un ambiente sano, ambiente che ci circonda e soprattutto, e credo che questo sia il punto fondamentale che noi tutti quanti dobbiamo concorrere, è quello di avere il senso civico delle cose che sono nostre. Non ha importanza se le fa l'amministrazione, di qualunque colore politico esso sia, non ha importanza, ma è il nostro, di tutti quanti i cittadini. Le piante, che vabbè, ho fatto un esempio sbagliato, scusate, perché questo è veramente un altro scempio che hanno fatto, una panchina, una qualsiasi opera all'interno di questo comune non è dell'amministrazione, non è dell'assessore, non è del sindaco, è dei cittadini. Mettetevelo in testa, perché sono soldi nostri. Noi chiamiamo gli amministratori ad amministrare i nostri soldi. Se non sono capaci di amministrare i nostri soldi, devono andare a casa, ora e mai più. Grazie. Volevo fare una domanda circa il Pesco Grosso, che negli anni scorsi abbiamo visto che l'amministrazione comunale ha investito dei soldi per il rifacimento della fognatura per quanto riguarda tutto il paese, però assistiamo puntualmente anche 2 settimane fa allo sversamento copioso per più giorni di liquami fognani lungo il Pesco, proprio di fronte alla zona 167 dove io abito. E la nuova fognatura rifatta, che non è andata mai in funzione, ha creato solo problemi, perché ci sta creando degli avvallamenti e quando dobbiamo entrare alle nostre case rischiamo di rompere le coppe dell'olio della macchina. Come mai avviene questo puntualmente anche in prossimità degli sfiati, lungo il pick up e sotto la piazza, qui vicino al campo di basket? Come mai avviene ancora questo? E poi come mai ancora si riscontrano delle criticità, come abbiamo visto nel video, a valle del depuratore, nonostante ci sia un depuratore? Grazie. Grazie Mino. Appunto, nonostante ci sia un depuratore, i cittadini ci hanno segnalato alcuni mesi fa, più di 5 mesi fa, la problematica del depuratore. A quanto pare l'avevano segnalata anche all'amministrazione comunale,
che non ha fatto niente. L'hanno segnalato a noi, noi il 22 aprile, noi il 22 febbraio andammo, facciamo il sopralluogo, lì c'era davvero, l'avete visto nelle foto, per annusare potete andare di persona, chiamai il 1515, rivolgiti all'ufficio tecnico, vabbè, già l'abbiamo detta questa questione, dopo 5 mesi il problema non è risolto, ci sono degli operai lì che lavorano, ci sono degli agricoltori, c'è della frutta che viene prodotta, a quanto pare l'ufficio tecnico insieme alla forestale, dopo di noi, hanno fatto un sopralluogo, hanno verificato, oltre alla nostra problematica c'è stato anche, è stato riscontrato dell'abusivismo, infatti una vasca pare sia abusiva, è stata fatta una notifica alla procura di Matera, e la perdita, a quanto pare dai giornali, noi non l'abbiamo attestato, è dovuta ad una perdita fognaria, ad una perdita di un tubo al di sotto del depuratore. La perdita però non è stata ancora risolta, perché dal video che l'ho fatto oggi, la perdita c'è ancora tutta quanto. I cittadini pagano 3 volte. Pagano nella bolletta dell'acqua la depurazione, pagano la bonifica perché la dovranno pagare loro e pagano la salute perché quando dovranno andare poi a curarsi per i problemi sanitari pagano la terza volta. Per quanto riguarda il problema del depuratore noi abbiamo delle proposte, innanzitutto bisogna monitorare con la polizia municipale, con l'ufficio tecnico, non è stato fatto, non ci sono documenti che attestano l'effettivo controllo. Quindi Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, collaborare con le forze dell'ordine, quindi forestale e altre istituzioni come l'ARPAB e fare una verifica complessiva del funzionamento dell'impianto. L'impianto non è comunale, l'impianto è dell'acquedotto lucano ed è gestito da una ditta privata. Questo è quello che dovrebbe fare un'amministrazione e non è stato fatto, questi sono i poteri dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la perdita nel tratto abitato del Pesco Grosso, questo sono dovuto a deficit strutturali. Per quanto riguarda il tratto proprio vicino alla 167, quel tratto venne fatto pochi anni fa, ha degli avvallamenti, quegli avvallamenti sono dovuti alle incompetenze di chi l'ha realizzato, sia i progettisti, sia le ditte. Il problema però è di chi ha accettato i lavori, con l'audo, con la lode. Quello vuol dire collaudo. Se io l'accetto il lavoro, te lo collaudo, vuol dire che mi piace. Quindi quello che dovrebbe fare un'amministrazione comunale è verificare chi ha accettato i lavori, verificare la ditta, recuperare soldi da questi soggetti perché non hanno eseguito i lavori come dovevano e far pagare chi di competenza. Dopo aver recuperato queste risorse, rimettere in sesto la tubazione. Quella tubazione serviva per alleviare la pressione presente sull'unica condotta, che infatti perde. È stata a maggio 2000 di quest'anno, c'è stata questa copiosa perdita di quasi 10 giorni, tutte le mattine perdeva copiosamente la fogna di Tursi, era il Pesco Grosso. Allora, quindi, la nostra soluzione, quindi l'amministrazione comunale dovrebbe fare questo, cioè mettere in funzione la tubazione presente, quella che si avvalla, con un nuovo progetto, recuperando i fondi da chi ha responsabilità in quello scempio e poi usare ristrutturare quei problemi strutturali nel tratto urbano e utilizzare l'autospurgo più spesso, dato che ci sono quei pozzi, quegli sfiati e la problematica si presenta sempre e comunque, dato che c'è afflusso di quamo.